Il decimo municipio ha pubblicato la determina dirigenziale che regolamenta lo svolgimento dei matrimoni in spiaggia sul lungomare Toscanelli ad Ostia, davanti all'ex colonia Vittorio Emanuele. Si comincerà la prossima settimana e ci si potrà sposare soltanto di mercoledì. Soddisfatta la maggioranza 5 Stelle, molto critica invece l'opposizione. È un progetto che ci lascia perplessi e che ci spinge a proporre un'interrogazione per chiarire alcuni punti, ha dichiarato Monica Picca della Lega. In particolare, aggiunge, vogliamo sapere se sia stato reperito il personale per il disbrigo delle pratiche burocratiche, il motivo per cui venga destinata una pattuglia di polizia locale a vigilare sul traffico generato da un evento privato. La consigliera di Fratelli d'Italia, Maria Cristina Masi, punta il dito contro il degrado. Abbiamo effettuato un sopralluogo alla Vittorio Emanuele sulla spiaggia degli sposi, ha annunciato, nonostante quasi un anno fa sia stato votato un documento per procedere con l'iter di sgombero della parte occupata della struttura, non ci risultano siano stati compiuti passi in tal senso. Abbiamo presentato un'interrogazione per capire se almeno si sia provveduto a coinvolgere chi di competenza per trovare una soluzione. Infine, il coordinatore romano di Forza Italia, Davide Bordoni, evidenzia la sporcizia presente su tutti gli arenili gestiti dal comune. I bagnanti, dichiara, devono attraversare un campo minato di chiodi, schegge, materiali di risulta e pedane spezzate per arrivare al mare. Inoltre manca il servizio di assistenza. È una vergogna, siamo pronti a predisporre una serie di esposti al sindaco e al municipio.